coppia, ma di un momento in cui due persone hanno deciso di fare un percorso insieme. Vi devo dire che la prima volta che ho celebrato il matrimonio sono stata in profonda difficoltà, perché io ho detto, io normalmente sono abituata a dividerli, a separarli, non a unirli, quindi il primo momento è stato un po', a parte le battute, però insomma oggi uno viene da un altro retaggio e quindi no, è sempre una cosa bella celebrare un matrimonio, perché comunque è un momento in cui si vivono emozioni. Io voglio ringraziare la Fondazione Minerva, il presidente, il vicepresidente, il segretario e la band, perché, e soprattutto l'autrice, perché ci hanno permesso di riflettere. Grazie. Questi momenti di riflessione sui valori, di confronto, così in una certa leggerezza che può essere la musica e questo contesto, però sono importanti, perché proprio per quello che dicevate prima, i valori non sono più così forti e così sentiti, e queste iniziative invece sono portatrici di valori e di momenti di confronto. Non è facile, non è facile essere genitori, non è facile essere mariti, compagne. La nostra vita è una vita difficile in questo momento in cui veramente internet, Facebook hanno preso il sovrappiento. Io quando parlo di Facebook lo definisco l'oppio dei popoli, in cui tutti possono dire tutto, il contrario di tutto, però poi effettivamente dietro non c'è la vera sostanza. Quindi uno strumento che poteva nascere anche in modo positivo, perché permetteva di connettere tante persone, purtroppo ha un suo rovescio. E così in quelle che sono la cosa più bella che ci può essere nel mondo, cioè il rapporto tra un uomo e una donna, comunque dei rapporti di amore, c'è poi l'altra parte della medaglia. Quindi veramente grazie per questo momento di riflessione. Grazie a lei, grazie a tutti. Sindaco, grazie della presenza. Se ci può, possiamo fare un minuto per la foto. No, per la foto. No.